Ciao, facciamo finta di non notare che sono vestita esattamente come l'ultimo video. Facciamo finta di niente, perché ho appena finito di registrarlo e sto registrando un altro, anche se sembra un giorno totalmente diverso, perché nel frattempo il sole sta tramontando, quindi c'è una luce, aiuto, con quale telefono scarico, c'è una luce completamente diversa. Comunque, ho fatto qualche altro acquisto con i saldi, non tantissima roba, però ci tenevo a farveli vedere perché sono alcune cose un po' particolari rispetto al mio solito. Ho cercato, diciamo, di uscire un po' dalla mia comfort zone. Niente di stra... come si dice? Non ho stravolto il mio stile, ecco, perché il mio stile rimane sempre quello, cioè un po' strano, un po' così. Vedo qualcosa che mi piace, me lo prendo. Allora, ho fatto qualche acquisto da H&M e qualche acquisto da Zara, appunto. Da Zara ho due buste, eccoli qua, e H&M non ho buste perché una parte di cose le ho già usate, le altre mi sono arrivate oggi, le ho ordinate dal sito. Allora, inizio da H&M che ho varie cose comprate in vari momenti. Allora, inizio a farvi vedere le cose che ho ordinato. Ho fatto due ordini in realtà. Il primo ho comprato solo un vestito che mi piaceva tantissimo, che volevo già comprare l'estate scorsa a prezzo pieno, ma costava 20 euro per un vestitino del genere, mi sembrava un po' esagerato. L'ho trovato in sconto a 7,99 mi sembra, più il 15% se non mi ricordo male, ulteriore per i member, per i capi già in saldo, l'ho pagato 6,80 euro, una cosa del genere. Adesso però non ce l'ho qui perché sono molto furba, però mi metto la foto dal sito, oppure se riesco nel frattempo una foto indossata. E lo adoro, mi piace tantissimo, secondo me questo in estate me lo godrò tantissimo. Poi nel pacchettino che è arrivato oggi, a proposito di uscire dalla mia comfort zone, ho preso un cappellino. Questo è un cappellino però invernale, vi metterò come sempre le immagini dal sito, e se li trovo, se sono ancora disponibili anche i link. Il cappellino è fatto così, tipo come se fosse un teddy. Vedete, tipo pelosino con i ricciolini, super morbido. Sto notando adesso che dentro è imbottito, quindi tiene caldo. E adesso beh, io ho i capelli mezzi raccolti, quindi non renderà molto. Vabbè, sembra un po' una cretina, perché ho i capelli raccolti che fanno gonfio. Sembra un po' Basil l'investigatore. Vabbè, a me piace, non sono ancora sicura di tenerlo, però per il momento mi piace. Questo qui costava 5,99 sul sito e ho preso la taglia ML. Non so come siano, però io ho preso la taglia ML in nero perché c'è anche in bianco, se non mi ricordo male, ovviamente in saldo. Poi l'altra cosa che mi è arrivata nel pacchettino che è arrivato oggi, poi ho preso una cosa per mia mamma, è una gonna. Questa chiaramente estiva perché è leggerissima, pure da usare adesso con collane super grossi, 200 denari, perché è veramente un velo. Mi piaceva molto la fantasia leopardata, niente di straordinario, e va giù dritta. È un tessuto tipo camicetta, tipo blusa, ha gli spacchi sui lati, non si vede, ok, uno. Due, ha l'elastico in vita, è un tessuto rigido, ma secondo me cade molto bene, nonostante io abbia un po' di pelle in eccesso sulla pancia, non credo che mi faccia difetto, anzi mi piace molto, e sono curiosa di usarla anche adesso, come dicevo, con i collan grossi o maglioni, gli stivali, non lo so, secondo me è molto molto carina. Di questo ho preso una M. L'ho pagata, mi sembra sempre 5,99 come il cappellino. Comunque, vi metterò gli screenshot dal sito. E online ho preso queste cose qui. Poi in negozio sono stata la settimana scorsa, 2 settimane fa, non ricordo neanche, in via Ugo Bassi a Bologna, perché quello l'H&M di via Indipendenza è troppo incasinato, secondo me. E quindi siamo stati in via Ugo Bassi. Ho preso 2 paia di scarpe e un abito maglione stupendo. Ho già usato tutto, quindi non ho più i prezzi, non ho più le etichette, niente, però usando l'app e la tessera di H&M ho la ricevuta, lo screenshot della ricevuta del negozio, quindi vi metterò qua così avrete tutti i prezzi e i codici. Allora, ho questi mocassini,
vi faccio vedere uno, sono uguali, con la suola alta, abbastanza, il tacco sarà 5 centimetri. Fatti così, molto semplici, abbastanza classici come modello. Io ci ho messo la soletta perché mi stanno enormi. Io ho preso il mio numero, ho preso 40 come solito. E sono lucidi, diciamo, ma sono molto molto morbidi. È una similpelle molto morbida. Probabilmente non sono abituata a un tipo di scarpa del genere, quindi mi ha un po' ucciso i piedi, però mi piacciono tantissimo come stanno. E trovo che con i vestitini o anche per esempio con una gonna così mi piacciono un sacco. Questo non mi ricordo quanto le ho pagate, mi sembra 24,99 in sconto. Poi le altre scarpe sono sempre stile simile, nel senso che hanno la suola alta, ma sono fatte così, sono stringate, stile un po' Dr. Martens. Nere semplicissime, io ovviamente tutte scarpe nere in pratica, a parte gli stivaletti beige che vi ho fatto vedere nell'altro video. Sono fatte così, mi piacciono molto, hanno anche queste più o meno 5 cm di tacco, anche queste le ho già usate, strausate, anche queste sono un 40 e queste sono molto molto più comode. Le ho pagate 12 euro, 11,99 se non mi ricordo male. Poi l'ultimo pezzo di H&M in negozio è questo abito maglione, di cui dovrei anche avere una foto indossata, ma comunque vi faccio vedere tutto indossato. È questo abito a maglione lunghissimo, molto lungo, con degli spacchettini piccolini sui fianchi, ha i polsini così arrotolati, proprio un maglione ma lungo. In questo colore beige, chiaro chiaro, panna, non saprei, il colore è molto carino, secondo me non saprei descriverlo però. Questo ho preso un S perché la veste è super oversize, l'ha preso uguale anche mia sorella e l'abbiamo proprio comprato insieme nello stesso momento e l'abbiamo anche usato nello stesso giorno senza farlo apposta. E questo non ricordo quanto l'ho pagato, ma mi sembra 10 euro. Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra di sì. E l'ho già usato ed è caldissimo, morbidissimo, mi piace un sacco. E mi sono ricordata che ieri, quando sono andata da... No. Lasciatemi la busta del mio ragazzo. Ho comprato una collana che ero contentissima, volevo farvi vedere tantissimo, perché è proprio fuori dal mio solito. Forse è meglio accendere la luce. Non lo so, vabbè, è proprio fuori dai miei standard, che è una collana fatta a catena super grossa, però mi sono appena accorta che il mio ragazzo l'ha messa nella sua busta ed è rimasta lì, quindi ce l'ha lui. Se la trovo sul sito ve la metto, ma dubito. Comunque, passiamo a Zara a questo punto. Anche qui Zara in due negozi diversi. Il primo giro in via Indipendenza, ce ne sono due, via Indipendenza Bologna. Questo è via Indipendenza 38/A. Ho speso in totale 14,05 euro perché ho preso un sacchetto entrambe le volte, accidenti a me. E allora ho preso due cose molto basic in realtà, però mi sembrava che ne valesse la pena questi prezzi. Prezzo originale probabilmente no. Ho preso una magliettina a manica lunga che sembra nera, ma in realtà tipo un nero slavato, non si vede, non si vedrà mai con questa luce, ma credetemi sulla parola. Una magliettina leggera da fare strato in pratica o da usare in primavera, non lunghissima, ma neanche super crop, insomma vedrete, la vedrete indossata, semplice con il collo tipo come se fosse una felpa. E di questa ho preso una M. Costava a prezzo pieno 9,95, l'ho pagata 5,95, quindi col 40% di sconto. Semplice, ma molto, molto carina, anche se da abbinare con la gonna leopardata, per esempio. Poi, insieme a quella, ho preso un altro colore della felpa rosa che avevo preso a prezzo pieno e che ho dorato. Dovrebbe essere lo stesso modello, il prezzo è uguale. L'ho pagata esattamente la metà, ho preso anche la stessa taglia.
Quella rosa l'ho usata tantissimo, sto notando adesso che ha un laccettino macchiato, no, c'è un filo leggermente più scuro, che cosa strana. Nel laccettino qui c'è un filo leggermente più scuro. Vabbè, è una felpa in realtà super semplice, col cappuccio, un po' messa male, col cappuccio, le culisse, il polsino. E anche l'elastico sotto non è molto lunga, abbastanza corta in realtà, proprio come quella rosa che sto adorando. E, è di un color ghiaccio, mi sembra che lo chiami su un sito, venga descritto come ghiaccio. Comunque, vabbè, costava a prezzo pieno 15,95, l'ho pagata esattamente la metà, 7,95 credo, un po' tagliata l'etichetta, comunque dice 50%, quindi credo 7,95. E ho preso appunto la S perché sono modello oversize, ma su di me anche la S è abbastanza oversize, nonostante io non sia una S. Questa mi piaceva molto, è ovviamente felpata super super calda. Poi l'altro sacchettino, a Bologna ho preso due pezzi sopra, poi sono andata ieri a Ferrara al centro commerciale del castello, ho speso 20,05 euro perché ho preso sempre il sacchetto anche a questo giro. A Bologna ho preso due pezzi sopra, qui ho preso due pezzi sotto, giustamente. Chi è? Eccoci qua, ho subito un'interruzione, poi non sono più riuscita a riprendere, quindi oggi è il giorno successivo rispetto alla prima parte del video. Comunque, vi stavo dicendo, se non mi ricordo male, vi devo far vedere i due pezzi sotto che ho preso, che sono poi gli ultimi due pezzi di questo video. Ho speso in totale, come dicevo, 20,05 euro, quindi 9,95 euro ogni pezzo, diciamo. Secondo me è fantastico. Ho preso una cosa che cercavo da un sacco di tempo, dei pantaloni. Si è buttata la borsa dei pantaloni di similpelle. Li cercavo da un sacco di tempo perché li volevo fatti a culotte, ma quelli che ho trovato mi stavano tutti malissimo, mi segnavano un sacco la pancia. Poi ho trovato questi in sconto, appunto, 9,95 euro, che sembrano dei joggers. Vedete, hanno la vita elastica e hanno le culisse in vita, sempre fatte di similpelle. Hanno le tasche e anche sul retro. E hanno le pants qui davanti, come vedete, sono tipo arricciati, no? Dovrebbero chiamarsi pants, se non sbaglio. E quindi nascondono un po' la pancetta, cioè quando faccio così diventa tutto bianchissimo. Nascondono un po' la pancetta, che è proprio la mia parte critica. E sono abbastanza vita alta, almeno su di me io li porto vita alta, vanno giù dritti, non sono skinny, la lunghezza per me è perfetta, arrivano proprio dove volevo. E boh, mi sono piaciuti veramente tanto, poi secondo me vestiti indossati rendono molto di più. Allora, di questa c'era dalla XS alla XXL, io ho preso una M, costavano 39,95, le ho trovate in sconto a 9,95, quindi col 75% di sconto, cioè direi che è fantastico. Ah, tra l'altro dentro sono foderati, no foderati, sì. Sono caldi, insomma, sono tipo di vellutino quasi dentro, sono caldissimi, molto molto belli, mi piacciono un sacco, ho già immaginato vari outfit. L'altro pezzo sotto e l'ultimo capo che ho preso sono i jeans. Io non ho mai preso dei jeans da Zara, mai. Li ho presi da Pull&Bear, da Bershka, da Stradivarius neanche, però insomma ultimamente sto comprando un po' più spesso da Zara, ma i jeans non li avevo mai presi. Questi mi piacciono tantissimo, sono esattamente un modello che cercavo da un sacco di tempo, cioè che vanno giù dritti, non, né skinny né larghi, insomma. Qui il modello lo chiama appunto straight, infatti. Modello è questo. Ho preso una taglia più rispetto al solito perché trovo che, secondo me, i jeans di Zara, Bershka, Pull&Bear, eccetera, Stradivarius, non lo so, trovo che vestano veramente piccoli, sono molto rigidi. Quindi ho preferito prendere una taglia in più, anche perché non so se quelle meno ci fossero, non ho neanche provato. Ho provato direttamente questi ed erano perfetti. Quindi sono high rise ankle length, quindi vita alta, lunghezza alla caviglia. Ho preso appunto una 42 europea, che quindi è una 46 italiana. E
sono questi, hanno i bottoni, ne hanno quattro. Il lavaggio è questo, non troppo scuro ma neanche troppo chiaro, una punta di acido quasi, che si vede soprattutto dalla vita, secondo me. Classici jeans che vanno giù, così. Anche questi indossati sono tutta un'altra cosa, perché così non si capisce nulla. Comunque, questi sono, secondo me, bellissimi. Allora, ecco, ho scoperto una cosa, ok. Questi qui costavano a prezzo pieno 29,95. Pensavo che li avrei pagati 12,95, come vedete qui, ma probabilmente avranno sbagliato a mettere il bigliettino col prezzo in sconto, perché il prezzo originale qui risultava 19,95. Scontati a 12,95, invece costavano 29,95 e li ho pagati 9,95, quindi li ho pagati ancora meno. Okay, lo scontrino è qua. Vedete, pantalone, 9,95 al paio. Quelli in similpelle ci daranno anche lo stesso modello, ma in verde foresta, lo chiamerei così. Bellissimo, ma veramente bello. Però è un colore che io faccio un po' fatica ad abbinare, cioè se fosse una felpa, ok, ma un pantalone, non lo so, adesso magari ci penso. E niente, questo è tutto quello che ho preso, adesso per un po' dovrei darmi una bella calmata, perché ormai siamo verso la fine dei saldi, quindi cioè anche basta, e l'unica cosa, dovrei andare da Primark, non questo weekend, ma il prossimo, quindi magari arriverà un video di Primark. Niente, spero di aver fatto compagnia, ci vediamo alla prossima, ciao!